Guardò di nuovo William Stoner e disse brusco: Shakespeare le parla attraverso 3 secoli di storia, Mr. Stoner. Riesce a sentirlo? Stoner è apparentemente un uomo qualunque, un uomo grigio, un uomo apparentemente senza grandi esplosioni, la cui vita sembra una retta così piana, che poi invece, diciamo, cominciando ad avere a che fare con la sua vita ci appassiona proprio per questa sua normalità. E la sua vita ci appassiona anche per l'incapacità che ha Stoner di reagire. È l'aspetto veramente entusiasmante di questo romanzo, perché a un certo punto cominci a stare totalmente dalla sua parte, ad augurarti che lui in qualche modo reagisca contro la moglie, contro la scuola, contro, diciamo, chi non lo fa volare. Gli sembrò di sentire il sangue scorrere in tutte quelle arterie e venuzze, pulsando lieve e incerto dalle falangi fino al resto del corpo. La sua sembra la biografia di ognuno di noi e ti sembra che poi alla fine le vite possono rischiare di essere sempre, come dire, delle passioni inespresse. E per questo il libro è appassionante proprio perché il protagonista si appassiona e non riesce a dar sfogo alla sua passione. Il lettore invece è molto, come dire, in questo senso ripagato. È vero che quando Stoner poi muore tu dici: cavolo, ma non è possibile. Cioè, non è possibile che una vita si consumi in questo modo e che l'epilogo non è portatore di alcun senso. Questo tanto di inespresso è quello che ti porti dietro, secondo me, di Stoner. A parte, diciamo, nel grigiore della sua vita c'è qualcosa anche che ti coccola, c'è una dimensione in qualche modo un po' morbosa, strisciante, che secondo me comunque ti accoglie. Cioè, è una vita grigia, fatta di tante piccole cose, però è una vita che in qualche modo ti affascina. Cosa ti porti dietro? A mio parere ti porti dietro la voglia di non essere, di non finire come lui. Cioè ti porti dietro la voglia di tenere vivo questo personaggio, di amarlo, ma di non volergli assomigliare. Ma non perché non ti piaccia, ma perché non ti piace, come dire, la sua parabola. Quella non ti piace. Sentì che il suo sguardo si faceva vitreo mentre cercava con gli occhi la figura di Archer Sloane. Significa, ripeté, e non riuscì a terminare la frase. Tu a un certo punto cerchi la voce o del libro, del personaggio, dell'autore, cerchi in qualche modo un timbro, un ritmo che ti sembra poi possa essere la nervatura di tutto il racconto. Io ho trovato un po' una voce, non l'ho trovata tanto quando ho cominciato a leggere con la Emmons questo libro, ma quando l'ho letto per fatti miei. Mi sembrava di aver trovato in un certo modo una voce che era la voce di chi appunto sta dentro questa linea, di chi non ha scatti, di chi non va fuori da un certo range. Diciamo, c'è una certa grigiosità del personaggio qui, che però poi è anche la sua forza. Quindi un personaggio grigio che poi quando lo leggi invece ti sembra un personaggio romantico. Quindi io in qualche modo ho fatto un lavoro, però non è che sto a casa a studiare. No, i libri sono belli perché a un certo punto ti prendono e ti conducono. Tu ci metti del tuo, però il libro in qualche modo ti conduce. Fece scivolare i piedi sotto il banco e sentì il legno che raschiava contro le suole, avvertendone la ruvidità oltre il cuoio. Poi anche lui si alzò e uscì lentamente.